Valentina Scala, presidente provinciale delle ACLI, stasera insieme a tante altre realtà qui davanti al pronao della Villa Comunale per dire no alla guerra. Perché? Noi siamo convinti che la guerra non è mai la soluzione e che bisogna fare in modo di trovare altre strade. Le sanzioni e non soltanto, ma non possiamo vivere e vedere ancora queste scene che ci riportano a tanti anni fa, persone che soffrono, che muoiono. L'utilizzo delle armi non è per noi la violenza, non è per noi la soluzione. Occorre riprendere come Europa adesso ad avere una politica unitaria, una politica estera unitaria, quindi non solo una politica economica ma anche una politica unitaria, e tentare tutte le strade per fare in modo che cessi ovviamente questa violenza e questa guerra e si trovino soluzioni alternative. Chiara Carbone, una giovane delle ACLI, diciamo, per la tua generazione è un tema nuovo quello della guerra? Esattamente, infatti il tema della guerra mi è nuovo perché finora l'ho studiato solamente nei libri di storia ovviamente. Diciamo che questa notizia l'ho appresa soprattutto dai social, essendo comunque un tema molto attuale, e ci sono stati anche dei video che sono girati appunto su TikTok, Instagram, insomma piattaforme importanti per i giovani. Ovviamente questa cosa è sentita fortemente per noi giovani e proprio per questo siamo qui oggi a manifestare contro la guerra e contro la violenza, che credo sia un mezzo diciamo peggiore per combattere tra virgolette. Speriamo quindi che questa cosa possa essere risolta a livello politico senza diciamo passare a conclusioni più drammatiche. Rosanna Giampaolo del Teatro del Pollaio, ma stasera qui alla manifestazione pacifista per dire no alla guerra in Ucraina da libera cittadina, come hai vissuto queste prime ore di diciamo dall'annuncio del conflitto? Ecco, l'annuncio del conflitto io l'ho avuto a scuola dai miei studenti che con il cellulare in mano mi hanno detto: professoressa, è scoppiata la guerra. Io stavo lì a minimizzare perché pensavo fosse la solita scusa per non andare avanti con le lezioni, però purtroppo ho dovuto constatare che non lo era. Quindi il primo approccio è stato tranquillizzare i ragazzi. Mi sono trovata dall'altra parte dell'adulto che cerca di spiegare le cose nella maniera più ragionevole possibile, poi però ho incassato il colpo e quindi sono venuta qui a dire il mio no da libera cittadina. Come pensi che si possa ripercuotere sulle nostre vite, sul nostro territorio, un conflitto di così grandi, diciamo, di così ampi margini? Beh, sicuramente dal punto di vista economico. Però il primo approccio che mi viene in mente è quello psicologico, in quanto viene a cavallo di quella che è purtroppo ancora una situazione in corso che ben sappiamo, e quindi mi sembra incalare una dose su quelle che sono ormai le nostre vite un po' provate. Michele Galante è presidente provinciale dell'AMPI, anche l'AMPI stasera qui a manifestare. Noi siamo nati per fare la guerra al nazismo e al fascismo, ma per dire no alle guerre e alla guerra. Ci sono già le ripercussioni. Le ripercussioni sono la paura già che circola, il fatto che il gas continua ad aumentare, il fatto che la borsa continua a non andar bene. E tutti questi sono elementi che impattano direttamente sulla condizione dei cittadini italiani.